Ciao a tutti. Allora, come stanno cambiando i linguaggi dell'arte in questo periodo? Non lo sappiamo, cioè siamo tutti rinchiusi, per cui, a parte i pochi contatti che si possono avere virtuali col computer o con la televisione, col telefonino, non ci danno tante indicazioni. Però questo periodo ci costringe a stare molto con noi stessi, e quindi quello che sta succedendo a me, per esempio, è che sto facendo un grande ordine nella mia testa. Sto cercando di rimettere a posto tutte quelle cose che per mancanza di tempo o di concentrazione nei periodi normali non riuscivo a fare. E allora la cosa interessante è proprio questo. Il fatto di avere solo contatti virtuali, il che vuol dire che possiamo essere in una sorta di macchina del tempo o su un pianeta distante 10.000 anni luce, e quindi non avere sensazioni tattili, non avere sensazioni olfattive col mondo, se non col nostro micromondo, con la nostra cellula che ci contiene, che in questo caso, essendo noi artisti, è il nostro studio. Io devo dire che non ho fatto delle cose nuove. Probabilmente questo è un periodo che diventerà importante dopo, cioè diventerà importante raccontare questo periodo dopo che si è avuto questa esperienza di isolamento. Ecco, una cosa però interessante, a questa situazione io ci avevo già pensato parecchi anni fa, e al pensiero, ma se io dovessi trovarmi rinchiuso in galera per motivi di salute dentro una piccola stanza, quali sarebbero i miei stimoli? E allora iniziai a fotografare i particolari del muro, delle macchie del muro, degli scrostamenti del muro, delle crepe del muro, e iniziai a elaborare tutte queste forme, facendoli diventare quasi dei paesaggi. Adesso mi trovo davvero in questa situazione, quindi penso che appena mi tornerà la voglia di lavorare, se questo periodo durerà a lungo, lavorerò su questo tema. Ciao a tutti.